Allora, ci sono e... Buongiorno. Stanno tagliando l'erba. Fa starnutire quando viene tagliata, di solito. Però dovrei respirare un po', dopo 2 secondi niente. No, stavo facendo una riflessione così. Prima, io continuo a uscire così spiritosa. C'è caldo, freddo, boh, vabbè. Dicendo la mia storia, ma è tutto concesso, tutto normale, tutto lecito, tutti possono fare tutto. Devo un po', ho ascoltato più che altro un po' di video su YouTube e letto un po' di commenti. Ciao, buongiorno. Ah, non ho moneta, mi dispiace. Dopo tra un po' mi devo mettere al posto tuo. E stavo pensando, no? Vabbè, internet uno insomma vede, poi anche io ho una domanda, poi una curiosità, non è una critica, è una curiosità che se me la volete togliere nei commenti se qualcuno ha un'opinione, ma però queste sono chiacchiere stupidaggini, no? Cioè, ma tipo se io entrassi in un bar a prendermi un caffè, vedessi una signora un po' in carne che si mangia il suo caffè col cornetto, si prende il suo cappuccino col cornetto. Buongiorno! Buongiorno! Mattiniero! Attenzione! No, perché vuole una carezza! Allora facciamogli la carezza, tanto carino! Una volta dicevo, adesso anche lei gli ho sempre detto che anche lei è tanto carino. Mamma. No? Sono gentile, io sì. Anche carino. Sono molto gentile con gli uomini. Non ci credo. Non ci credo che non è gentile con gli uomini. No, con gli uomini no. È una brutta categoria, non mi piace. Perché sono cretini. Io parlo di uomini di età mia. Ah, invece quelle di Bofi fischiano la Ida. Piccola, io ho 5 femmine, su 5 6, ho 5 femmine. 6 figli? No, 6 fra figli e nipoti, ho 5 femmine, su 6. Ah, beh. E poi ho lavorato sempre con le donne, quanto mi ci sono trovato bene. Le donne ti danno tutto, le donne. L'uomo no, l'uomo dopo una settimana, mi sento bene, c'ho il mal di testa. È così. Beh. Vabbè, se, però le donne insomma con un po' rompiscatole. Prima ha detto che è andato male poi. Sì, sì. Professoressa, buongiorno. Sta andando al policlinico? Arrivederci. Dottoressa, la mia prof. Che... Ah sì? Brava. Signora, buongiorno. Per la Santa Pasqua gli hanno fatto il regalo, signora? Me lo fanno a Natale, a Pasqua e l'estate. Allora, questo cagnolino è di mia figlia. Un momento, c'ha 11 anni, l'ha tenuto 11 un giorno. 11 anni? 11 anni, l'ha tenuto un giorno. No, lei lo tiene. E so quelli che poi vanno fuori. Certo. E io mi ritrovo qui. Bene, ci vediamo. Allora, buona Pasqua. Buona Pasqua, arrivederci. Gli hanno fatto l'uovo? Ancora no, però me l'hanno promesso. Vedremo. Che carino. Scusate ragazzi, incontri. E mi dicevo, no? Se entrassi dentro un bar e vedessi una signora un po' in carne che si fa colazione con un cornetto e cappuccino e mi avvicinassi come su una, come se fossi davanti alla tastiera a vedere un video in cui una signora un po' in carne fa colazione al bar e mangia cornetto e cappuccino, e visto il mio lavoro mi avvicinassi: signora, scusi, ma lei perché mangia il cornetto con il cappuccino, che deve dimagrire? Cioè, penso che questa mi direbbe: ma signora, ma perché non si fa un pacchetto di cazzi suoi? Penso io, eh. Poi magari sbaglio. Sembra che mi sia tutto concesso, tutto... Beh, si può dire tutto, fare tutto. Scusate, ho messo pausa. Che profumo, la pasticceria. E,
Stavo dicendo, niente, è tutto concesso, si può fare tutto, si può dire tutto, si può offendere in una maniera più becera le persone, soprattutto quelle più, tra virgolette, indifese, perché sto parlando del web in questo caso, Però mi piacerebbe tanto sapere, cioè io ad esempio sono una che ha un po' la faccia di merda, nel senso che quando ad esempio mi arrabbio, se devo dire una cosa la dico, anche infatti mio padre dice sempre stai attenta perché prima o poi le buschi, se vedo qualcuno che sputa per terra o butta per terra qualcuno, se mi fanno girare le balle lo dico, cioè come lo direi sotto un video lo direi in faccia, no? Non mi faccio il minimo problema, anche troppo. Però, cioè, ad esempio, no, quella, la curiosità che vi dicevo prima, sono rimasta un po' perplessa e mi domando, vorrei un vostro parere. Capitare perché ho la riproduzione automatica, come ho detto 50.000 volte, e spesso mentre faccio le cose ho i video che girano. Mi è capitato di incappare nello spacchettamento della chiarona delle uova di Pasqua. Non ho capito, non è una critica, non è un giudicare come uno spende i soldi. Cioè, io ho ovviamente un mio parere personale, però... Cioè, se una persona vuole spendere i propri soldi per andare a comprare 250 lattine di fagioli in scatola per vincere la gara mondiale di scoregge, ma voglio dire, io ci perdo, ci acquisto qualcosa? Non credo, per cui a un certo punto non è che mi cambia la vita, però mi domandavo che senso ha comprare qualcosa tipo 40 uova di Pasqua, adesso dico 40 per dire un numero, non l'ho contato ma erano tante, e fare due video perché uno sarebbe stato troppo lungo, in cui le apri tutte prima di Pasqua. Per le visual. Ma è un'opinione. Però voglio dire, passeggiare così ci sta. Magari anche lì Chiara mi potrebbe dire, a te che cazzo te ne frega se io compro 40 uova di Pasqua e le apro tutte. Niente, infatti è una curiosità. Ma un conto è farsi una domanda del genere, un conto è quello che si sta sentendo e vedendo, ragazzi. Poi vabbè, c'è tanto da dire, ma la parola è argento fino e il silenzio è oro zecchino.